Buongiorno ragazze e benvenute a Cosmoprof The Day After. È domenica, sto per andare in palestra. Nonostante io sia stanca morta, sono convinta che la stanchezza vada combattuta quando si può, quindi vado in palestra. Sono le 9 e un quarto di domenica mattina e voglio farvi vedere tutto, così poi posso mettere tutto via. Allora, non ho fatto nessun vlog, non ho filmato niente in fiera per il semplice motivo che non ne avevo voglia. Volevo concentrarmi sugli stand e sono sicura che il tubo prolifererà di vlog sul Cosmoprof. Di conseguenza, io non ne ho girati, ma andrò di dritto. È un po' presto e sono un po' stanca, veramente struccata. Vabbè, via. E no, non è vero, la matita per le sopracciglia e il fardo. E niente, voglio farvi vedere subito tutte le cose che ho acquistato e che mi sono state date in quanto blogger, diciamo. Allora, partiamo da Naturalium. Guardate che bellissima confezione ha fatto questa ditta spagnola di prodotti per il corpo naturali, senza parabeni, senza vediamo un po', zero parabeni, zero coloranti, zero ftalates, zero fenoxietanolo. Guardate che bellissima confezione. Li ho snuffiati e sono molto profumati. Per ogni profumazione, che è pesca, mela, mango, cocco e melone, ci sono shower gel, shampoo, balsamo e body lotion. Boh, questi verranno con me in molte giornate in palestra e in molti weekend, credo. Poi abbiamo una borsettina della linea Amica. Questa è una marca statunitense di prodotti per capelli principalmente. Dentro dovrebbero essere due campioncini, li aveva visti Vittoria tornando indietro, eccoli qua, di olio trattamento e di maschera nutriente. Speravo di avere delle mini size da loro perché ero molto curiosa, soprattutto dal packaging, devo dire, di questi prodotti che era coloratissimo e molto molto figo, ma non ci hanno dato niente. Poi ho incontrato i miei amici di Arangara, non so se vi ricordate. C'era il periodo in cui vi parlavo continuamente dei prodotti alla arancia e lavanda e li ho ritrovati. Mi hanno dato un'altra acqua profumata alla mia profumazione preferita, ovvero quella di arancia e lavanda. Rido, smettila di mettere la testa nelle borse, giù. Poi, ovviamente mettiamola così, non vi starò a mettere i link di tutto quanto nell'info box per il semplice motivo che tutto è assolutamente trovabile online. Una cosa che possiamo fare, fatemi però sapere che cosa vi interessa magari vedere recensito prima. Poi eliminiamo le varie buste, che poi metteremo a posto anche loro. Proviamo ad andare, ci sarà un ordine non logico in quello che vi mostrerò. Allora, OPI. OPI mi è piaciuto molto il mini set della linea Muppets. Ci sono un blu, un rosino bon ton, un colore simile a quello di Chanel famoso, come si chiamava, e un carne. Eccoli qua, mi piacciono tutti e quattro. Ve li faccio vedere magari senza scatola, così si vedono meglio i colori. Eccoli qua. Non so se hanno un nome, ma hanno dei codici. Ma poi ne parleremo di questi quattro smaltuzzi. Ah, ci sono i nomi. Allora, si chiamano Miss Piggy's Big Number, I Love Applause, Kermit's Me to Speak, Chilling Like a Villain. Adesso poi con calmina. Mi sembra di non avere nessuno smalto della OPI. Queste mini tagliette mi piacevano. Me ne piacevano anche di Orly, se non sbaglio. Mi ricordo, però costavano tanto, non li avevo poi presi. Allora, li mettiamo qui nella bustina. Poi Eve Pearl. Da Eve Pearl ho acquistato questo correttore, lei vendeva perché mi ha fatto la prova lì per lì. Io ho veramente visto da un lato e dall'altro dell'occhio la differenza prima e dopo il correttore. Mi ha sempre ispirato questo correttore salmone. Avevo provato a prendere un dupe su Amazon, ma non copriva nella maniera più assoluta. Il colore che ho preso io è il light medium e se ce la faccio ve lo farò vedere. Eccolo qui, questo è il correttore, la scatolina di Eve Pearl. E questi sono i due colori, uno appunto è più scuro e l'altro più chiaro. Lei mi ha anche spiegato come metterli. Poi se volete faremo un video applicazione e in fiera l'ho pagato 20 euro.
via Yves Pearl, mettiamolo nella bustina. Poi Zuccari, che è una marca che fa drenanti, tante cose che trovate in farmacia, prodotti di bellezza, mi ha dato una crema mani nutriente lenitiva con il doppio di aloe rispetto alla media delle altre creme mani che si trovano in giro, e mi hanno dato anche una cosina all'ananas da bere, che però in questo momento non sto vedendo, verrà fuori pian pianino svuotando la valigia. Da Montagne Jeunesse ci hanno dato dei campioni di maschere, essendoci tutte queste maschere ovviamente qualcuna finirà in giveaway. Da Nashi Argan ci hanno dato alcune cosette. Allora, ci hanno dato due mini set con shampoo, balsamo e olietto, eccoli qui, da questi anche li posso portare in palestra, shampoo, balsamo e olietto. La ragazza mi ha detto che nel mio caso l'olio andrà proprio solo a profumare le punte, diciamo, non sarà proprio un trattamento. E poi mi ha dato questa Instant Hydrating Styling Mask, è un leave-in senza risciacquo, questa dovrebbe aiutarmi a ravvivare i ricci. Abbiamo praticamente parlato, probabilmente si può utilizzare quando io invece che lavare i capelli li inumidisco solo, poi si può andare a mettere questa maschera leave-in per tenere un po' il riccio, ma non ha una tenuta estrema. Allo stand di Yodase mi hanno dato Yodase Dren, trattamento coadiuvante per gli anestetismi della cellulite con forte ritenzione idrica. Questo è il trattamento che è adatto non tanto a chi ha una cellulite pazzesca, quanto più a problemi di ritenzione idrica, che è per l'appunto il mio caso, perché ho più ritenzione idrica che non cellulitaccia di quella proprio schifosissima. Sempre allo stand della Rangara, avete visto all'inizio l'acqua profumata, mi hanno dato Eres, si sta tuffando ovunque, proprio la smetti di mordere tutto. Mi hanno dato questa saponetta al bergamotto, hanno lanciato da Rangara questa linea di prodotti curativi, perché la ragazza mi ha detto è un sapone magari non da tutti i giorni, ma da utilizzare un paio di volte a settimana, perché ti toglie veramente tutto. L'inconveniente potrebbe essere che potrebbe seccarti un po' la pelle, quindi ecco, non lo utilizzare magari tutti i giorni, prima prova lo utilizzalo un paio di volte a settimana, anche questo lo proveremo. Da Lavera mi sono divertita un sacco, perché ho visto lo stand di Lavera, che onestamente non avevo visto l'anno scorso, non so se ci fosse o meno. Allora sono andata e ho detto alla signora: guarda, io sono la tifosa numero uno mondiale dei trattamenti di capelli alla rosa. Allora ci siamo messi a chiacchierare, la signora era super simpatica e ha dato sia a me che a Vittoria il doccia gel e la body lotion alla arancia, quindi molto bene come linea estiva. E poi shampoo e balsamo riparatore per capelli secchi, quindi ci siamo assolutamente come linea anche su questi qua. Poi qui dentro che cosa c'è? Ah sì, qui c'è il campioncino di drenante all'ananas che mi hanno dato da Zuccari. Poi ho trovato Frutto Nero, che è una linea della quale ho sentito parlare molto in rete e sui blog, che mi ha dato dei campioni. Però non so di cosa, perché fuori non c'è scritto niente, quindi io immagino che siano creme, andrò a caso, non lo so, vedrò. Ci sono altri campioni, mi ha dato però la bustina, molto carina, di Frutto Nero. Ci sono qua dentro altri campioni di Yodase e Yodase, creme queste dovrebbero essere viso, non corpo. Harry sta impazzendo. Harry, ti devi levare, mamma mia, è impazzito. Poi anche questi finiranno in giveaway. Nashi Argan, due campioni di olio, questi te li davano se diverse marche, praticamente se lì per lì tu andavi su Instagram e Facebook e mettevi mi piace alla loro pagina, vi davano dei campioni. Fra queste Nashi Argan, che ce ne ha date due, perché abbiamo messo mi piace sia su Facebook che su Instagram. Poi guardate che carino questo tin, questa scatolina di latta della linea Moxie, guardate quanto è buffa. Ah, Harry, madonna, Harry oggi le prende, sappiatelo. Guardate dentro, una cosa molto femminile, cosa ci sono? I tampons, bisogna vedere quali tampons stanno qua dentro, penso gli OB, però è troppo carina secondo me da mettere in borsetta invece che avere gli assorbenti volanti, come ad esempio capita la maggior parte delle volte a me.
Questa tizia ci stava un po' antipatica, l'abbiamo un po' obbligata a darci il sample, ma solo perché ci stava antipatica. È un piccolo sampolino di smalto semipermanente che, da quanto abbiamo capito, andava messo senza base e senza top coat. Lo proveremo. Se fosse vero, se funzionasse, sarebbe indubbiamente un grande risparmio di tempo. No, non è che ci sono antipatica, però Vittoria voleva comprare degli smalti dal suo stand, no? Perché aveva dei colori molto carini. Allora ci siamo avvicinate per chiedere se ce lo vendeva. No. Abbiamo visto il sample, abbiamo detto, no, ci dai un campioncino. Ah, dividetevelo fra di noi. E io, no, viviamo in due città diverse. Allora ce n'è andata, vabbè, insomma, è andata così, volevamo il campioncino per provare. Poi, Fabi, linea di smalti, loro a ogni blogger che si registrava con il bigliettino da visita e contatti dava la possibilità di prendere 3 smalti e io ho preso questi 3. Allora, questo rosa Barbie che mi straispirava, questo tutto brillantoso e questo verde che si chiama Cleo's Talisman, quello brillantoso si chiama Perfect Day e quello rosa si chiama What's Wrong with Pink. Quello verde è quello che mi state vedendo applicato sulle dita. Già, adesso l'ho messo in treno tornando a casa. Poi qui sbuca un'altra maschera di Montagne Jeunesse. Qui abbiamo la cartella stampa di Nashi. Ah, sì. Poi. Passiamo a Tease. Tease è una marca che abbiamo conosciuto l'anno scorso, che ha questi packaging troppo fighi. Allora siamo andati a chiacchierare con le ragazze dicendo che l'anno scorso ci avevano dato il rossetto, che ci era piaciuto tanto. Ci hanno dato altri 2 prodottini a testa. Questo è un lip balm che si chiama Lucky Cherry. Guardate quanto è bellino. E questa marca io mi ero informata guardando su Google. Non è neanche particolarmente cara. L'unica cosa è che sono olandesi e non vendono al momento in Italia. Quindi cercate la marca se andate in vacanza ad Amsterdam o in Olanda. E poi ho preso per le labbra... Ah no, Nail Lacquer. Ma è... pensavo fosse un lucida labbra, invece è uno smalto. Che scema. Allora magari lo do a Vittoria e faccio il cambio con l'eyeliner, vediamo. Non è brutto comunque questo smalto qua, eccolo qui, di questo colorino carne salmonato. No, magari me lo tengo, che non ne ho colori del genere. Va bene. Poi un'altra casa che si chiama Siberiana Natura Siberica, eccola qua. Ci ha dato diversi sample. Allora io ho 2 eye contour, contorno occhi, uno ve la regalerò, e uno è un siero viso rivitalizzante, eccoli qua. Ci sarà diversa roba che finirà per voi in giveaway, perché insomma io nella vita non è che mi metto solo creme, non ce la farò mai a finire tutta sta roba da sola. Harry è direttamente finito dentro la valigia. Giù Harry, abbiamo quasi finito, eh. Allora, di recente vi ho parlato di Skin & Co. nell'ultimo video dei prodotti preferiti, c'erano anche loro. Tra l'altro il ragazzo è carinissimo, io e Vittoria... ciao Jonathan, proprio carino. Mi ha dato 2 sieri di quelli che avevo già provato, probabilmente uno di questi 2 finirà in giveaway. E poi della linea nuova, la Sicilian, mi ha dato il doccia schiuma, quindi Sicilian Body Gel, anche questo... non vedo l'ora di provarlo, sono abbastanza sicura che mi piacerà quanto l'altro. Poi questi 3 prodotti li ho acquistati io e ho preso un dotter perché ogni tanto vorrei farmi la manicura qua che mi strapiace, e 2 smaltini. Uno è uno Sweet Pink, quindi un altro rosa Barbie, però questo è semipermanente, e l'altro è il Top Coat per il semipermanente matte, che rende praticamente l'unghia opaca. E mi strapiaceva, e poi mi piaceva un sacco Semilac, si chiama questa marca, il fatto che facessero le confezioni piccoline, che quindi non ci si arriva a stufare, diciamo, no? Che è una cosa che mi capita spesso. Poi, allora, ultima... Donna Harry se le sta per prendere. Ora lo minaccio con il libro, che lui fa paura. E infatti se n'è andato, perché mi sta graffiando, mordendo, saltando. Sarà agitato da tutti questi rumori, da tutte queste confezioni. Comunque, ultima cosa, siamo tornati a trovare Gosh, dei quali ho adorato la BB Cream, me l'avete vista utilizzare in miliardi di Face of the Day. Unica cosa...
Io e Vittoria ci siamo sbagliate, questa è la sua bustina, quindi abbiamo gli stessi prodotti ma colori diversi, quindi io vi faccio vedere i prodotti, sappiate che i miei colori sono diversi. Ci ha dato una mineral powder, un fondo minerale che è stracoprente, quando l'abbiamo provato sulla mano io sono rimasta stupita. Poi ci ha dato una CC cream, che io non ho mai provato nessuna CC cream. Poi questo prodottino Illuminating Eye Roll-On, non lo apro per l'appunto perché è di Vittoria, ma qua sotto ho praticamente tre sferette che vanno a massaggiare la zona mentre si mette il prodotto, va tenuto in frigo d'estate così è ancora più freschino l'effetto. Poi due matite ombretto, molto morbide, molto modulabili, Vittoria ha preso il marrone e il grigio, io ho preso il marrone e uno champagne, diciamo. E poi guardate che bello, questo è un prodotto labbra, che sembra assolutamente uno smalto, invece è un prodotto labbra. Vittoria ha preso questo colore più nude, io ho preso un fucsia sparatissimo. Adesso rimetto tutto nella bustina, chiudo e vado da Vittoria e ci facciamo lo scambio di bustine. Questo è il bottino di acquisti più regali, diciamo, del Cosmo Prof, e mi è piaciuto. Ho incontrato Ornella, ho incontrato Marcello, ho incontrato Cirillo Schizzo, ho incontrato Giulia, ho trovato diverse persone che mi fa piacere trovare, anche se una volta all'anno, mi piacerebbe avere possibilità di vederci un po' più spesso. Fatemi sapere che cosa vi interessa vedere recensito prima o in qualche video dedicato, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!